Allora, io lascio subito la parola al direttore dell'appello. Lozzi, Arapiso, Aiano, Biondo, Aiano, presente, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Bonnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stevitano, Tosanti, Todi, Tripudi, Pitrotti, Titoli. Lazzari, allora presenti 16, assenti 8, più la presidente, ed è giustificato il consigliere Bonnella. Scrutatori di oggi, i consiglieri Guido, La Zazzera, Carlone. Allora, passiamo subito al primo punto, all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma della consigliera Celi, istituzione dell'obbligo di pubblicazione sul portale a Roma dei turni di spazzamento con raccolta rifiuti sulla strada delle vie cittadine. Sì, consigliera Lavis. Funziona? Sì. Allora, nella commissione terza del 9 febbraio abbiamo esaminato la proposta di integrazione della delibera 51/2015 relativa alle linee guida per il contratto di servizio AMA. In questa proposta la consigliera Celi del Partito Democratico chiede di inserire la pubblicazione sul sito AMA dei giorni e degli orari di spazzamento e raccolta materiale giacente sul suolo. Inoltre chiede di garantire un servizio di customer care per segnalazioni da parte dei cittadini. La commissione terza su questa proposta si è astenuta, questo per poter acquisire maggiori informazioni. A seguito di questa ricerca abbiamo evidenziato che i turni di spazzamento strade sono correttamente pubblicati sul portale dell'AMA e si può fare una ricerca specifica tramite la via per sapere il giorno e l'orario in cui vengono effettuati. Per quanto riguarda la seconda richiesta, ci sono tre strade: il settore di Lodama del portale, AMA Roma, che è l'applicazione utilizzabile da cellulari e tablet, e la posta certificata. Ci sono altri interventi? Consigliere Pitrotti. Grazie Presidente. Non c'è molto da aggiungere appunto la chi ha esposto i contenuti, appunto non ha specificato molto, ma perché è ovvio, stiamo dentro una discussione in cui a prevalere il senso di
chiarezza e trasparenza delle, di una gestione che ovviamente ancora fatica a diventare patrimonio conoscitivo della cittadinanza, perché molto spesso ci limitiamo ad inviare delle segnalazioni che magari arrivano anche ai miei consiglieri, e anche noi consiglieri magari abbiamo anche la difficoltà, senza stare a tormentare il responsabile AMA di turno, per sapere quando e quante volte è previsto lo spostamento di una strada. Io credo che invece, e questo mi ricordo fu motivo anche di discussione in un consiglio, e che fu motivo di non adesione al contratto visto che c'era stato proposto nel 2016 o nel 2015, non ricordo bene, ma proprio perché mancava l'approccio della trasparenza, cioè cercare di rendere il più possibile condiviso quel contratto di servizi che specificava magari anche al suo interno le modalità con la quali l'azienda intendeva agire sui singoli territori. Quindi diciamo, se c'è una valutazione e un approccio, diciamo, che aiuta i territori magari a pubblicare o a rendere, diciamo, trasparente alla cittadinanza le modalità operative da parte dell'azienda, che come sappiamo è una situazione di estrema difficoltà, e non solo, diciamo, gli interventi che sono previsti una tantum, e non solo le segnalazioni che le singole persone sono tenute a fare, ma anche il non rispetto di quanto previsto potrebbe diventare una clausola che invece obbliga l'azienda stessa a, diciamo, attenersi a quanto necessario. Quindi se davanti a Piazza di Cinecittà è previsto, diciamo, il passaggio due volte a settimana, quelle due volte a settimana devono essere rispettate. Se questo si può fare attraverso una pubblicazione, attraverso, diciamo, una visione pubblica di quanto degli interventi previsti, credo che non possa che essere un approccio positivo. E insomma, mi dispiace che la Commissione non si sia espressa in cioè si è astenuta, diciamo, perché appunto se l'approccio è quello di dare massima trasparenza e massima conoscenza delle operazioni dell'azienda municipalizzata, quindi che fa capo comunque al Comune di Roma, io penso che aiuterebbe la cittadinanza stessa a capire quali sono i meccanismi che la regolano e soprattutto quali sono gli interventi che sono previsti sui singoli territori. Quindi su questo, diciamo, io ci vedo un approccio assolutamente positivo che magari la maggioranza sia nei municipi che in Campidoglio dovrebbe assolutamente sostenere. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora, se no, consigliere Giacomo. Grazie, io volevo semplicemente aggiungere a quello che alla presentazione che hanno dell'atto, che in commissione abbiamo approfondito la questione andando anche a verificare questo. Frasi, insomma, c'è quanto detto dalla consigliera Alatiso, e effettivamente sia sul sito sia sull'app si può vedere attraverso servizi di mappa tutte le informazioni, quindi la preoccupazione è di mancata trasparenza, probabilmente sono delle preoccupazioni infondate, nel senso che esiste già una modalità affinché il cittadino possa sapere, possa informarsi su quelle che sono i passaggi di raccolta su strada, degli spazzamenti. E quindi, diciamo, è una modalità di trasparenza che già esiste, già disponibile per i cittadini. Ora il tema è forse promuovere, forse migliorare nella conoscenza, e quindi attraverso, magari, potenziare il sistema, diciamo, di trasferimento di queste informazioni, delle tante informazioni che sono presenti sul sito di AMA, sono tante davvero, che noi abbiamo come commissione di volta in volta visto, anche per esempio quando abbiamo fatto le commissioni sui servizi cimiteriali, mi ricordo, no? C'è tutta una sezione dedicata, io sinceramente non l'avevo mai visto perché vabbè, forse non ne avevo avuto
il motivo. Però comunque sono informazioni che sono già presenti, tutta la parte sulla trasparenza, sull'azienda, sulle zone, ci sono mappe, ci sono disegnate e disponibili tutti i dati e le informazioni che poi i vari responsabili che abbiamo audito nel corso di questo anno e mezzo ci hanno portati, e guarda caso erano informazioni già presenti sul sito. Quindi io direi che dal punto di vista della trasparenza non si possa dire nulla. Forse bisogna potenziare questo sistema, e su questo potrei trovarmi d'accordo. Forse bisogna aggiungere ancora più strade, più informazioni, bisogna arricchirlo, e bisogna anche trasmettere questo desiderio di conoscenza verso i cittadini. Quindi sinceramente diciamo, ci siamo presi, come ricordo, che come commissione ci siamo presi un po' di tempo in più, proprio perché volevamo andare un po' più a fondo e capire queste cose. Siamo arrivati alla conclusione che tutto sommato quest'atto risulta, come dire, pleonastico rispetto a ciò che effettivamente già è implementato nella piattaforma di informazione, quindi la parte, diciamo, informativa del sito Piano. Tutto questo per dire che in realtà tutto quello che viene richiesto nella delibera in realtà è già in essere, e quindi questo è il motivo per cui probabilmente non daremo, diciamo, un giudizio positivo alla delibera. Ci sono altri? Sì, consigliere Renato. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Semplicemente per ricordare che il contratto del quale si parla, ovvero il contratto di servizio tra Roma Capitale e la SPA, è in fase di redazione, in quanto l'attuale, licenziato appunto dal commissario Bronca, ha trovato una serie di impact in termini di quelle che dovevano essere le attività, in qualche modo le abbiamo già messe in atto. Niente dalla partenza del contratto stesso, che diciamo nell'oggettiva realtà di AMA e di quelle che erano le varie situazioni nel momento in cui è stato licenziato, non è che si ritrovasse proprio, che la realtà dei fatti era ben diversa da quella che doveva essere già in qualche modo rappresentata nell'ambito del documento. Il nuovo contratto è in fase di definizione, ci sono ovviamente tanti tecnici e noi aspettiamo nel corso dei prossimi mesi pervenga il nuovo documento. Sicuramente verranno recepite quelle che sono tutte le eccezioni, tutte le osservazioni che nel corso di questi 18 mesi noi abbiamo riscontrato proprio gli effetti di applicazione di quelle che erano le attività non applicabili, comunque non rispondenti nella realtà concreta dei fatti, e noi ovviamente ci troviamo a ricevere e a rappresentare insieme con le dell'opposizione. Nei prossimi mesi verificheremo sicuramente anche questa parte, non solo verrà riconfermata, ma si fa in modo che l'azienda possa concretamente far incontrare quanto scritto, insomma, che non vi siano solo dichiarazioni di intenti, ma dei elementi fattuali che poi confermino questo. Sulla specifico, è evidente, insomma, si tratta comunque di un servizio che è già in essere, così come posto, e in questo momento, proprio perché è in fase di definizione, questo nuovo contratto ci sembra un pochino, fuori tempo per quello precedente e un pochino fuori tempo anche per quella che è la fase nella quale ci troviamo. Pertanto la Commissione si è espressa così come la maggioranza ritiene di mettersi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Cianci. Grazie Presidente, grazie ai consiglieri. Non è assolutamente pleonastico, cioè superfluo, questo modo di trattare l'argomento.
per quanto esiste, dice bene, le informazioni non vengono poi trasferite ai cittadini, quindi pensare di questo problema dell'AMA e del progetto di servizio di adottare un sistema che sia più inviso e che possa sicuramente contribuire a evitare che le continue dimostrazioni dei cittadini vadano a finire poi nei settori di zona o rivolgersi contro gli operai, perché alcuni spazzamenti vengono fatti in alcuni giorni e non lo sanno, molto c'è disinformazione, però poi sotto gli occhi di tutti di quello che la situazione sulla raccolta nei quartieri e nelle strade. Tendenzialmente non sono così d'accordo, una proposta che vorrebbe dare ancora più trasparenza. Il sistema in essere, come l'abbiamo visto in commissione, non garantisce assolutamente, non è preso in considerazione dagli utenti, dalla cittadinanza, che non sanno assolutamente neppure come diviso in quadranti il nostro municipio rispetto alle modalità del servizio. Ho delle perplessità e mi dispiace che il presidente della commissione, la presidente della commissione ambiente, abbiano valutato in questi termini questa proposta, che partiva un po' da lontano rispetto a una possibilità di ampliare sempre di più la conoscenza delle problematiche di come essere vicini. Io stamattina, devo dire, non sapevo nulla, mi ritrovo una petizione che dovrò consegnare ai cittadini che non sanno l'esistenza di un portale, di un sito dove chiaramente si possa fare una dimostrazione per un problema specifico. Proprio per questo non è a parole che dobbiamo aprire ai comitati, ai cittadini, ma con strumenti più facili. Quando diceva prima il consigliere che mi ha preceduto, dobbiamo ampliare l'esempio che abbiamo avuto sulla partecipazione delle associazioni a tutto quello che è stato bandito, è una prova chiara che a volte non funziona questo modello che si ha, né tantomeno somiglia molto spesso a una comunicazione solo per gli addetti. Noi dobbiamo confinare questo aspetto, andare al di là attraverso tutti gli strumenti che la politica propone, a prescindere dai colori, perché licenziare così un atto, ho visto per esperienze che ho avuto ad oggi su tutti gli altri proposti, non mi fa star bene, perché è come se non volessimo mai analizzare le cose dal punto di vista pratico e reale. Guardiamolo da questi punti di vista, come diceva le proposte che arrivano, ci ritroveremo sicuramente a valutarle in modo differente. Io naturalmente non essendo in commissione e non ho valutato le discussioni, però concretamente devo dire che mi sembra un po' azzardato dire che una proposta pleonastica che è pesante, voglio dire, allora che dormito, quindi mettiamo consiglieri comunali che hanno proposto, a prescindere dal colore, ovvio che hanno fatto un'analisi che non è proprio per nulla pleonastica, vicente, scontata. Perché? Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora, passerei alle dichiarazioni di voto, però vi ricordo che non c'è parere sulla delibera ad oggi, perché c'è stata l'astensione in commissione. Quindi bisogna intuire che il parere della maggioranza sia contrario, e quindi io confermatevi se è errato o no alla proposta di delibera, parere sfavorevole. No, vi
mi sto chiedendo, mi sembra che per non fare la doppia votazione voglio capire se la mia assunzione è corretta. Mi sembra di capire che la maggioranza sia sfavorevole alla proposta di delibera della consigliera comunale Celli. Questo è per riempire il buco, diciamo, che c'è adesso sulla delibera, tutto qui, poi vogliamo la delibera. Quindi sì, la maggioranza è sfavorevole, contraria, quindi passiamo adesso alle dichiarazioni di voto su un atto che porta parere sfavorevole. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto, consigliere? La maggioranza si è espressa ora contraria, ma sulla delibera diciamo, non si capisce in realtà. Guardi che è lo stesso procedimento che abbiamo effettuato da un anno a questa parte, da quando c'è il direttore Minichini che ci ha consigliato, quindi mi sembra quanto strano. È vero che non c'è niente, su questo si deve desumere dall'andamento dell'aula, altrimenti fare votazione. Se preferite la seconda opzione, facciamo la seconda, visto che mi avevano gli uffici consigliato di desumere invece qual era l'orientamento per non perdere tempo, facciamo la seconda votazione. Chi è contrario alla proposta? Presidente, è meglio quando parlo, però ha fatto tutto da sola, cioè questa fatto sta da sola, mi pare. Io stavo premettendo che non c'è nulla, se abbiamo acquisito dalla discussione dell'aula che c'è un'espressione contraria alla delibera, partiamo da questo supposto. Lei è partita dalla tangente, sì, facciamo lo sforzo di ascoltarci. Cioè, possiamo tenerci i fatti senza giudizi in merito alla presidenza. No, scusate, ma qui allora, tutti vanno. Non intervenite, per favore. Volevo solo chiedere se avevo capito. Mi pare che mi stavo attenendo a quando c'è. Poi per favore, mi date la discussione in aula, ci può dire, signora Pitrotti? Comunque, visto che l'aula si è espressa in modo contrario a questa delibera, acquisito questo, allora io dalla discussione però forse non è emerso il punto che era previsto dalla delibera, dove si chiedeva l'istituzione dell'obbligo di applicazione dei turni di spazzamento con raccolta rifiuti su strada. Che quanto detto, cioè già c'è sul sito e sul portale, non corrisponde, perché se andiamo online adesso, siamo tutti connessi, no? Quindi andiamo a vedere oggi, in realtà non la troviamo questa informazione, troviamo quante tonnellate abbiamo ritirato, quanto le hanno fatto, quanto sono stati bravi, quanti rifiuti ingombranti, quanto c'è quello, quanto c'è quell'altro, ma non abbiamo una specifica. Quindi potenziamo, no, creiamola, è una proposta. Io non capisco perché ci sia così tanta pregiudizio anche di fronte ad una proposta che mi pare sensata e che soprattutto aiuta la cittadinanza a capire se veramente sotto casa non gli è stato ritirato, diciamo, raccolta di rifiuti su strada non è avvenuta, per quale motivo. Quindi, diciamo, veramente non so perché alla fine si sia deciso di diciamo, non accettare questa proposta, che comunque il gruppo del Partito Democratico voterà favorevolmente. Altre dichiarazioni? Di voto? Consigliere. Io il gruppo di Forza Italia in sede di commissione si è astenuto insieme con i 5 in commissione, ha votato soltanto a favore un consigliere di. Perciò io confermo quello, il mio voto in commissione, e mi astengo. Ripetere sempre le stesse cose, non appartenendo alla commissione, non so nemmeno i miei fratelli d'Italia cosa hanno espresso, quale voto hanno espresso, non c'erano nemmeno la commissione, per cui non posso fare altro che attenermi anche io alla. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere? Grazie Presidente. Un inciso da Presidente della Commissione Ambiente, io sorpresa del collega consigliere che già dal 2015 quantomeno deve sapere, quindi deve svolgere,
la funzione nostra sul territorio è quella anche di informare i cittadini su ciò che, di cui abbiamo informazione, se l'informazione non è correttamente diffusa. Quindi si rimane un po' sorpresi se qualcuno che da lunga data è già sul territorio prima di avere contezza del fatto che magari persone che fanno riferimento a lui stanno raccogliendo delle firme su un servizio che i cittadini già pagano. Insomma, magari avrei sollecitato, insomma, avrei cercato di diffondere l'informazione piuttosto che semplicemente prendere questa raccolta firme e ovviamente fare ciò che i cittadini ci dicono. Per noi la correttezza di quello che è, diciamo, il votare le proposte a prescindere dal colore, se comunque fondate, se veramente migliorative e se comunque contestualizzate, non è assolutamente un problema, noi andiamo sempre sul tema. In questo caso riteniamo, proprio perché siamo in fase della definizione del nuovo contratto di servizio, e proprio perché comunque proprio tra le informazioni che vengono anche inserite, ad esempio nell'app, si può verificare quali sono i servizi di avvia, quali tipologie e i passaggi per singola frazione, e anche nell'ottica dell'impostazione diversa del servizio che è in fase di riorganizzazione nell'ambito dei vari municipi, noi riteniamo di poter esprimere un parere non favorevole, quindi contrario, nei confronti di questa proposta. Grazie. Consigliere Ciancio. Sì, solo per dire intanto che la proposta che partiva da lontano era una proposta di buonsenso, perché onestamente quello che chiede, l'avete visto, l'avete sentito, mi sorprende che si voglia pensare che il cittadino da molto tempo. Il discorso è chiaro e nitido. La situazione rispetto alla raccolta, allo spazzamento, quello che avviene nelle strade, non lo sanno, non lo conoscono i cittadini, spesso si rivolgono a chi non dovrebbero, quando invece si potrebbe creare un'informazione più corretta, soprattutto sul contratto di servizio applicato. Il contratto di servizio, voglio rimarcare, ricordare a tutti che la pulizia con l'idropulitrice che fanno sotto le vetture, ci sono ancora zone dove c'è il divieto. A giorni, alcuni sabati del mese devono essere levate le macchine per fare una pulizia con la spazzatrice, quella che rulla e pulisce bene, che è molto diversa dall'idropulitrice, che è una macchina che funziona diversamente, ma la pulizia, qual è il costo dell'idropulitrice e della spazzatrice? Per il municipio dovrebbe sapere il costo dell'applicazione del contratto di servizio. Quindi, cioè, è il caso, ed era il caso, di accogliere una proposta che vuole, come dire, far apparire, conservare, connettere in modo puntuale e preciso quello che si sta facendo sul territorio in merito. Questo è quanto. La petizione, che può riguardare altre cose, è un fatto normale che avviene sul territorio, e naturalmente ci sono dei cittadini che si rivolgono direttamente al sito, direttamente alle istituzioni, perché quando l'istituzione è vicina ai cittadini alcuni problemi vengono risolti velocemente. C'è una segreteria di questo municipio che raccoglie le istanze e le raccoglie con un'email, e a volte potrebbe raccoglierlo il sito ben fatto, esponendo i criteri, l'abbiamo già detto. Proprio per questo io ritengo che non c'era nulla di male se questa proposta poteva essere discussa più puntualmente e accolta, perché poi non era una cosa politica che stravolge questo modo e quell'altro. Si tratta di grazie, mi scuso del minuto in più che ho detto, voto favorevole a questa proposta. Quindi è contrario al voto sfavorevole, non vorrei che si confondesse. Allora, ricordo, la proposta contiene adesso il voto contrario, perché se no non ci confondiamo. Allora, no, penso che abbiamo capito, perché tutti hanno detto lo stesso voto. Allora, lo ricordo io, la delibera contiene un parere contrario. Chi è favorevole alla delibera con parere contrario?
è in contrario alla delibera con parere contrario. Ok, astenuti. Viene approvata con 14 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Passiamo al punto successivo. Proposta di deliberazione avente oggetto nomina degli organi direttivi del Centro Sociale Anziani Centroni. Sì, abbiamo un chi illustra? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buongiorno a tutti. Allora, questa proposta di deliberazione ha ottenuto il parere favorevole nella Commissione Politiche Sociali con oggetto nomina degli organi direttivi del Centro Sociale Anziani Centro. Come già affrontato in sedute precedenti, questo è un atto di iniziativa degli uffici, quindi amministrativo, per il quale viene richiesto l'espressione di parere nella commissione di riferimento e l'approvazione in seduta di consiglio municipale. Andrei direttamente al punto con la lettura della proposta di deliberazione. La proposta ha ottenuto parere favorevole da parte degli uffici e il dispositivo di questo atto richiede quanto segue. Marico di 126, componente del comitato di gestione, signor Bifaletti Mario Gabriele, voti 35, Napolitano Eraldo Pasquale, voti 26, Portiere Tiziano, voti 18, Fornicio Svaldo, voti 16, Positivo, Positivo Antonio, voti 15, Moschini Giancarlo, voti 14. I signori Bernardi Amedeo voti 10, Massaro Luciano voti 5, Ramelli Mauro voti 3, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, rimando in graduatoria per eventuali sconvolgimenti. Il parere favorevole espresso dalla Commissione Consigliare Permanente Comunitaria Municipale, riunitasi nella seduta del 9 febbraio 2018, ha preso in data il 1 febbraio 2018 la dirigenza della direzione socio-educativa del Municipio Roma 7, ha espresso il parere che di seguito ulteriormente si ricorda, ai sensi per gli effetti dell'articolo 49 del 2, approvato con decreto legislativo 367 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata dell'oggetto, firmato il direttore della direzione superiore. Atteso che in data 1 febbraio 2018, il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito ulteriormente si ricorda, ai sensi per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato il direttore. Vista la deliberazione di Roma Capitale del 8 e 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 deve di approvare la seguente composizione del comitato di gestione, che corrisponde alla lettura che ho effettuato precedentemente. Quindi, Presidente Valerio Mario, voti 26, Bifaretti, voti 35, Napolitano, 26, Bifaretti, 4, 16, Positivo, 15, Moschini, 14, signori Bernardi, Amedeo, voti 10, Massaro Luciano, voti 5, Andrea Mauro, voti 3, in base all'articolo 18 del regolamento di funzionamento dei centri sociali, rimangono in graduatoria per eventuali sconti. Ci sono interventi? Consigliere Togni?
sì, volevo fare gli auguri al nuovo presidente, Valerina Mario, che è stato eletto per la prima volta, come mi ha detto stamattina. Perciò insieme a tutto il comitato di gestione. Un ringraziamento lo voglio fare anche a quello che è stato fatto dal CSA di Centroni nel passato e quello che farà per la terza età, quindi quella parte del nostro territorio. Perciò di nuovo auguri. Altri interventi? Non ce ne sono, allora andiamo alle dichiarazioni. Benissimo, sì, lo puoi fare. Solo, grazie Presidente, vorrei consigliare solo per unire i ringraziamenti del consigliere Toti e effettuare un augurio di buon inizio al nuovo comitato di gestione, ringraziando anche il comitato uscente per la gestione precedente. Dichiarazioni di voto. Ci sono? No. Allora andiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, possiamo dire che ci sono 18 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, quindi è approvata la delibera ed è lavoriamo. Sì, immediata eseguibilità. Favorevoli. Contrari. Allora, ci sono 19 voti favorevoli e quindi direi che è approvata e immediatamente già da ora è per tutta seguita. Bene, passiamo al punto successivo. Un'altra proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi di gestione dei centri sociali anziani Cinecittà e via Iberia del municipio Roma 7, regolamento del municipio come forse il regolamento dei centri sociali anziani approvato con deliberazione dell'assemblea capitolina numero 28 del 13 dicembre del 2010. Immagino sempre il consigliere principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come l'atto precedente, anche questo è un atto amministrativo per il quale richiesta l'espressione parere di commissione e consiglio. La prima è avvenuta in data 9 febbraio con esito favorevole, quindi andrei a leggere il disegno che viene richiesto al consiglio, anzi in questo caso andrei a una lettura un po' più approfondita, lasciando gli articoli che sono quelli consueti. Permesso che il mandato del comitato di gestione del CSA Cinecittà terminerà il 26 febbraio 2018, tenuto conto che il presidente del comitato di gestione del centro sociale anziani che Iberia ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico e i componenti del comitato di gestione attualmente in carica sono tre, in graduatoria dei non eletti disponibili per la surroga è esaurita, premesso che si rende necessario procedere all'indizione delle elezioni dei componenti degli organi di gestione dei centri sociali anziani, premesso che le assemblee per la raccolta delle candidature verranno effettuate nelle modalità previste dagli articoli 12-13 del regolamento CSA, premesso che in base all'articolo 15,3 i candidati alla carica di componente del comitato di gestione del presidente non devono aver subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere B e C dell'articolo 7 nei 3 anni precedenti alla data delle elezioni, premesso che sia necessario altresì provvedere all'organizzazione delle previste attività tecnico-amministrative necessarie all'allestimento delle operazioni di voto per elezioni, tra cui la sospensione delle richieste e l'iscrizione dei centri stessi, come previsto dal sopra citato regolamento dei centri sociali anziani, premesso che le nuove iscrizioni saranno sospese nei centri in base a quanto stabilito nell'articolo 10 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, premesso che le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità previste dal citato regolamento dei centri sociali anziani,
visto il parere favorevole espresso dalla commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 9 febbraio 2018, atteso che in data 1 febbraio 2018 il dirigente della direzione socioeducativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito in periodo si riporta, senza per gli effetti dell'articolo 49 del 2018 approvato dal decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Firmato il direttore della direzione socio iniziativa. Atteso che in data 1 febbraio 2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi per gli effetti dell'articolo 31,2.2 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Firmato il direttore. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di indire le elezioni dei presidenti e comitati di gestione presso i centri sociali anziani Cinecittà e Vietere come di seguito indicato. Centro sociale anziani Cinecittà, data elezioni 20 marzo 2018, Centro sociale anziani Vietere, dalle elezioni 27 marzo 2018. Altri interventi? Ovviamente rispetto all'aggiornamento dei comitati di gestione dei centri anziani niente da aggiungere alla delibera che è stata presentata. È ovvio che va fatta dal mio punto di vista la riflessione in più sul centro anziani di Cinecittà. È stato oggetto anche di alcune interrogazioni da parte del gruppo del Partito Democratico e diciamo, al di là della situazione strutturale del centro che mi sembra in fase di riapertura, in realtà siamo già fuori una data diciamo, che ci avevano fornito prima di Natale, che avrebbe dovuto riaprire il 14 gennaio, ma siamo un po' in ritardo. E, al di là di questo, come detto già in altre occasioni, c'è un'oggettiva difficoltà nella gestione e mi viene da dire anche purtroppo all'interno del centro stesso, perché se purtroppo la cabina di regia non funziona, molto spesso la funzione dei centri anziani tende a degenerare. E questo è quello che è avvenuto da diverso tempo a questa parte, che conoscete tutti immagino la situazione, quindi quel centro è rimasto aperto per la volontà di un gruppo di persone. Però i centri anziani non sono la proprietà di una persona e non sono manco la proprietà di un presidente eletto. È democraticamente eletto, come abbiamo visto, perché le forme le abbiamo discusse, quindi non solo discutiamo quando, ma discutiamo e conosciamo anche le forme. Ci sono assemblee di presentazione, ci sono i candidati che si presentano, possono diciamo, estendere, fare delle promozioni delle loro iniziative, quelle che vorrebbero perlomeno fare all'interno del centro anziani, però ci si mette a servizio. Poi non è che se il presidente eletto decide che non gli va più bene il centro, prende, chiude, sparisce e non lo apre più. Perché quello è un servizio che fa il Comune di Roma a tutti i cittadini anziani che possono entrarci rispetto a quanto previsto dal regolamento. Purtroppo questo devo dire che il senso di responsabilità che dovrebbe guidare anche diciamo, la terza età e anche chi si mette a capo di organizzazioni che poi alla fine meritano attenzione, perché appunto ci sono diverse attività che se non si fanno è un merito di chi diciamo deve stare lì e aprire il centro anziani, perché se si fa solo il gioco delle carte si viene meno una serie di opportunità e di iniziative che invece potrebbero essere utili agli anziani. Detto questo, questo non è avvenuto. Quindi io penso che al di là del fatto che questo consiglio si debba mettere oggi a dire quando votano, l'attenzione deve essere diciamo, degli organismi politici insieme agli uffici di garantire anche una gestione
diciamo, aiutare a ricostruire una gestione all'interno di quel centro, che veramente è un centro che si trova all'interno del nostro municipio, che negli anni si è sempre contraddistinto per una forte litigiosità, forse, come tutti, ma devo dire questo in particolare, da che me lo ricordo io, e diciamo, le modalità con le quali nel corso del tempo, appunto, io interrogai l'assessore Mammì dicendole: ma perché ci sono delle riunioni parallele in alcune stanze di questo municipio? Perché c'è stato un gruppo di incentrati, del centratiani, che si deve riunire nella sala nostra delle commissioni? Chi la utilizza questa cosa? E giustamente l'assessore dice: io non so niente. Però queste cose accadono, noi non possiamo dire io non so niente. Addirittura in alcune commissioni è uscito fuori anche una gestione poco limpida dei bilanci, dell'attuale comitato di gestione, che non si facevano vedere, che non svolgono le assemblee, che da regolamento dovrebbero essere svolte entro almeno una volta l'anno, almeno per dire dentro quel centro anziani si fa questo. Quindi diciamo, io penso che il Consiglio in questo caso, oltre a dire va bene, vi ridate diciamo, un nuovo mandato, però attenzione, perché altrimenti ricominciamo una gestione che forse non si è contraddistinta per inclusività prima di tutto e anche per garantire quelle diciamo, necessarie attività ed iniziative che sono proprie di un centro anziani. Quindi penso che non ho detto niente di nuovo, penso che la situazione la conosciate tutti, sia a livello della commissione lavori, servizi sociali, il presidente, sia gli altri, perché poi so e mi rendo conto che diciamo, gli anziani parlano con tutti, quindi tutti sapete che cosa succede lì dentro. Mi auguro che tutti insieme, ovviamente senza ingerenze particolari, guidiamo un processo che al momento ha ancora dei contorni non troppo chiari. Grazie. Sì, io pregherei in ogni caso di rimanere sull'argomento, vedo che se ne è aperto un altro, molto interessante assolutamente, ma magari da discutere in commissione, non in fase di votazione di una delibera in consiglio. Possiamo andare avanti con altri interventi? Ci sono? Non ci sono altri interventi? Se vuole quello finale, io non vedo altri interventi, consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. È iniziata la campagna elettorale e quindi si coglie l'attimo e l'occasione per raccontare un po' di croce, un po' di storie. Allora, avrei preferito non fare un intervento di questo tipo perché, come lei ha ben ricordato, la delibera, la proposta di deliberazione, e come io ho detto anche all'inizio, è la conferma di un atto amministrativo rispetto a un regolamento previsto per arrivare alla data delle elezioni. Sentirsi bacchettare da qualcuno che ha governato in precedenza, vorrei ricordare un abuso all'interno di questo municipio, per esempio, no? Collegato al centro anziani, un abuso edilizio che questa amministrazione ha tolto, e in meno di 2 anni di governo. Quindi il fatto è che, come in altre occasioni, noi ci ritroviamo dei problemi che non sono stati affrontati per anni e anni, quando c'era l'occasione per poterlo fare, e oggi ce li ritroviamo tutti insieme da dover affrontare. Stiamo facendo il nostro meglio per affrontarli sicuramente. Io personalmente, ma anche lei, anche altri consiglieri, in più, anche la Presidente, l'assessore di riferimento, in più occasioni si sono confrontati con gli iscritti del centro anziani e hanno dato sempre la massima disponibilità di confronto, ed è stato sempre spiegato una cosa molto semplice. Poiché c'erano dei problemi di diversa natura, da quelli strutturali a quelli di gestione, a quelli, come dicevo prima, di un abuso edilizio fatto all'interno di una sede municipale quando non governavamo noi, ma qualcuno, non lo so, ha chiuso gli occhi, non l'ha visto, non lo so.
In ogni caso abbiamo deciso di affrontare dando delle priorità, poiché venivano segnalati dei problemi di sicurezza all'interno del centro anziani, riferisco ad esempio alle uscite di sicurezza. Noi abbiamo pensato che la prima cosa da fare era garantire che all'interno di una sede municipale, quindi una sede istituzionale, un luogo frequentato dalle persone anziane fosse innanzitutto sicuro, fosse sicuro, garantito in sicurezza l'accesso a questo immobile. Quindi abbiamo proceduto con i tempi previsti alla ristrutturazione, insomma, all'adeguamento alla norma di questi locali. Contemporaneamente, come dicevo prima, abbiamo affrontato in più occasioni dei confronti con gli istituti del centro anziani, il comitato di gestione, chi più ne ha più ne metta, perché noi riteniamo giusto ascoltare quelle che sono le lamentele dei cittadini. E abbiamo semplicemente confermato più e più volte che in accordo con gli uffici ci sarà l'occasione di affrontare il problema gestionale con un'occasione ad hoc, insomma, in una situazione dedicata a questo. Vorrei ricordare che la parte politica non dovrebbe fare ingerenza sull'attività amministrativa, ma deve svolgere solo ed esclusivamente una funzione di controllo, non ingerenza sotto campagna elettorale, ok? Quindi noi teniamo e capiamo qual è il nostro ruolo e cerchiamo di stare all'interno del nostro ruolo, ok? Quindi vorrei che si continui anche questo metodo. Per quanto riguarda gli step successivi del centro anziani di Cinecittà, come già ripetuto in più occasioni, comunicheremo agli iscritti, al comitato di gestione, tutto quello che è la procedura che questa amministrazione sta portando avanti, nella massima trasparenza, primo punto nel nostro programma, come abbiamo sempre fatto. Quindi non cerchiamo di inventare assolutamente nulla, perché è tutto chiaro, trasparente e condiviso. Grazie. Ci sono altri interventi? Ah, è vero, era quello conclusivo, quindi non ci sono altri interventi, perdonate l'errore. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì. Io chiaramente mi esprimo a favore di questa delibera. I lavori di messa in sicurezza, di adeguamento sono stati fatti, noi come Forza Italia criticando il fatto che purtroppo dovevano essere fatti nel periodo natalizio, gli anziani rispetto a questo chiedevano qualche cosa, forse le abbiamo assicurato ma in maniera molto limitata, una soletta così. Ma a parte questo, io penso che Ignazio e come Forza Italia spingeremo perché la concordia torni all'interno del centro, perché purtroppo il discorso delle contrapposizioni è un discorso, come diceva pure prima il consigliere Domenico Carroni, è purtroppo comune in tanti centri. Abbiamo ad esempio il centro di Viebei, l'emissione del presidente, c'è un gruppo di anziani che hanno guidato, voglio dire, qualche difficoltà c'è. Adesso speriamo che ci sia un nuovo regolamento che dia più stimoli e dia la possibilità di un migliore governo dei centri anziani, ecco, la concordia. E in questo, come Forza Italia, chiaramente svolgeremo una funzione di controllo e di vigilanza perché questo avvenga e ci sia all'interno del centro di Cinecittà, che come ho detto ha sofferto in questo periodo natalizio, lo voglio ribadire, purtroppo, e ci sia questa concordia e in questo una funzione di stimolo in tutti i centri. Ecco, questo è la cosa che io faccio. Altre dichiarazioni di voto? Mi dispiace veramente molto che il Presidente si sia sentito in realtà, diciamo, era un ulteriore contributo a una discussione ovviamente aperta e che sarebbe buona, diciamo, anche rispetto
ruolo di compromesso, cercare di avere anche un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, cioè quali consigliere che la maggioranza e cercare di avere un lavoro costruttivo. E quindi forse mettersi in un'ottica, diciamo, di dialogo di classe positiva, senza questa cosa sarebbe utile. Però abbiamo trovato il problema a votare su una risposta, cioè non penso che si vada percorso. E per il resto dire che c'è un problema non è legato alla scuola, non è legato alla questione del centro, e magari può essere anche frutto di una discussione che si può fare con la commissione, ma credo che il presidente abbia già tutti gli elementi per dire che, diciamo, la situazione è abbastanza complicata. Quindi se c'è tutto sotto controllo da parte vostra, magari possiamo fare, farò un'interrogazione a questo punto per sapere invece la specificità delle azioni messe in atto a tale proposito. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto. Io vorrei ricordare che stiamo veramente uscendo fuori tema, il tema era tutt'altro, oggi si parlava di tutt'altro. Io vorrei che l'articolo 62, mi sembra che sia del regolamento, venisse rispettato, bisogna attenersi agli argomenti all'ordine del giorno. Altre cose, lo dico a tutti i consiglieri, vanno discussi in altra sede, non qui quando si parla di delibera, di pianificazione, elezioni. Quindi questo per monito, in occasioni future veramente non tollererò che si proceda in questo modo. È stato fatto, capisco che è un tema scottante, ma ci sono altri posti, altri momenti per essere positivi tutti quanti nelle commissioni. Grazie. Allora, andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Allora, parte io dichiaro subito il mio parere favorevole a questa delibera e l'esortazione comunque ricorrerò prima di farla, visto tutto quello che si è verificato nelle varie commissioni, sarebbe da riguardare, come già l'ho detto pure l'altra volta in commissione, un po' il regolamento, se è possibile poi rivederlo, e una maggiore attenzione degli organi amministrativi per quanto riguarda le procedure da seguire presso i centri, che è intollerabile, non si può più tollerare tutto che avvengono tra gli anziani, che dovrebbero stare talmente tranquilli, visto che ci sono pure io per mezzo agli anziani, dovrebbero stare tranquilli perché la pressione aumenta, tante altre problematiche ci sono, per cui non aggiungiamo altro a questo. Grazie. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? No? Ah sì, consigliere Ciancio. Grazie. Ah, anche il consigliere Ciancio? Da quale? Grazie Presidente, colleghi consiglieri, naturalmente il Movimento 5 Stelle era favorevole a questa proposta di deliberazione, concordo con quello che ci diceva il consigliere Tavroni in dichiarazione di voto e anche noi chiediamo con forza un maggiore controllo, una maggiore comunicazione anche alla parte amministrativa. In alcune occasioni abbiamo fatto anche delle note di commissione per sollecitare l'impegno. Capiamo anche d'altro canto le difficoltà degli uffici, però in alcuni casi ci siamo comunque delle carenze organiche all'interno del personale. Comunque confermiamo il nostro obiettivo di voler risolvere anche quest'altra problematica che abbiamo evitato e di metterci tutto l'impegno necessario con la massima condivisione con gli iscritti al centro anziani, con il comitato di gestione uscente e con il nuovo che si inserirà. Quindi la nostra porta è sempre aperta a qualsiasi tipo di confronto. Grazie. Sì, grazie Presidente, sono molto d'accordo con lei, il fatto di valutare in altre occasioni i lavori fatti, con quali somme sono state fatte, tutto quello che implica alcune affermazioni che poi purtroppo sono state fatte, perché quando poi si va fuori traccia è ovvio che un po' è scontato l'argomento in generale. Io sono d'accordo su questa delibera e mi auguro che naturalmente gli anziani trovano tutti una solidale
Unione e unità di intenti rispetto alle problematiche, da un punto di chiarezza che l'abbiamo visto in commissione rispetto all'argomento che non possiamo parlare assolutamente adesso perché non è il momento, dovremmo farlo rispetto perché noi abbiamo visto una situazione incresciosa in commissione. Poi rispetto al coraggio di fare delle operazioni di bonifica giuste, voglio dire, per carità, chi non le condivide, però non si elimina un male con un altro male, questo lo diceva qualcuno più famoso di me, perché a qualcuno alla fine dovremmo rendere conto con quali somme abbiamo fatto i lavori al centro anziani, se con un appalto specifico oppure attinti all'ordinaria manutenzione, e lì cominciano poi i problemi, però il problema l'abbiamo risolto, c'è stato un grande coraggio e poi lo vedremo perché l'abbiamo visto. Non voglio andare oltre perché la Presidente altrimenti mi bacchetta rispetto a confinare nell'altra operazione, quindi siccome ha tutte le caratteristiche di una maestra elementare che ricordo bene, io mi attengo. Dipende dagli alunni che ho di fronte, se sono bambini elementari o qualcuno maestra elementare, se sono adulti. Sì, veramente non ho finito. No, ma mi sentivo molto pesante. No, ma tanto io ho finito subito e poi nel senso non voglio assolutamente andare fuori traccia e vi dico che il lavoro che abbiamo intrapreso in commissione, ringrazio quindi il Presidente della Commissione. Nessuno vuole sconfinare in politica, è un sano lavoro, con gli anziani bisogna avere pazienza, però bisogna trovare le formule corrette in cui si possono includere tutte e nessuno si deve sentire escluso, tagliato fuori, come è successo e che l'hanno raccontato con tutti quanti in commissione, e quindi faremo sicuramente delle sale libere in cui si pacificherà in futuro tutto il mondo della terza età, ci avviciniamo un po' tutti. Per questo voterò positivamente questa delibera. Grazie. Bene, allora procediamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata con 18 voti favorevoli e votiamo adesso l'immediata esecutività. Favorevoli, contrari, astenuti. Bene, con 18 voti favorevoli è approvata anche l'esecutività del piano di appuntamenti e calendarizzazione, con l'augurio veramente al centro di Cinecittà di trovare la serenità che merita. Allora, passiamo al punto successivo. Sì, passiamo al punto successivo. Allora, la mozione a firma dei consiglieri Rossi, Biondo, Stelitano, Pugliotta, Rinaldi, Cerponi, Carlone, Giuliano, Totti, Lazzazzera, Tributi, Cantigliota, Guido, Zitoli, Alabiso, De Chiara, Giannone, Tosatti, Ariano, Pompei e Ciancio, avente ad oggetto individuazione di un'area di Piazza del Re di Roma a Pamela Mastro Pietro. Chi vuole, io penso forse vuole, sì, benissimo, consigliere Pietro. Sì, grazie, mi accordo con il lavoro che allora, intanto le premesse sono nate da una condivisione politica trasversale e il messaggio che diciamo, vogliamo lasciare tutti intorno ad una vicenda che ha ancora purtroppo tante ombre e cioè, l'indagine è ancora in corso. Ma quello che è emerso è un episodio di una brutalità inaudita e forse in primo oltre direi anche disumana, ma penso che sia inaccettabile e credo che in questo momento anche per ripristinare e ristabilire un po' di ordine, un po' di serenità
e anche diciamo perché in questo momento servono azioni come queste che danno il senso di una vicinanza composta, di una presenza che non è invadente ma è a fianco di una famiglia che abita nel nostro territorio, di una ragazza che era del nostro territorio, che frequentava qui le scuole, che è cresciuta a Piazza Re di Roma, da qui è nata la proposta che io ho condiviso con tutti voi, che è quella appunto di ricordarla lì dove era solita incontrarsi con gli amici e trascorrere alcune ore, perché è stato il punto di raccolta della cittadinanza, del quartiere, dei suoi amici, dei familiari, subito dopo il ritrovamento di Pamela in condizioni che non sono ancora in grado di poter esporre. Però diciamo quello che abbiamo letto in questi giorni sui giornali ci hanno ricordato appunto una vicenda sulla quale c'è di tutto, c'è il disagio giovanile, c'è la difficoltà di una ragazza come di tanti altri ragazzi poco più che diciottenne in un momento complicato della sua vita, c'è anche la solitudine di questa ragazza e anche se vogliamo dire di una famiglia che non è riuscita a trovare delle strutture che aveva, diciamo, alle quali aveva affidato la figlia, la risposta adeguata, la sicurezza opportuna per poterla poi ritrovare così come desiderava venisse, diciamo così, una ragazza di 18 anni che aveva ancora tanto da dare e aveva ancora una vita davanti. Quindi in ragione di tutto questo, che non voglio neanche ulteriormente riempire di parole perché non c'è molto senso, però credo che quello che possiamo dare, il messaggio che possiamo lasciare e che fa molto piacere alla sua famiglia è, come dicevo prima, una vicinanza composta, ma è anche il segno di lasciare qualche cosa sulla quale ci si può costruire dell'altro per il futuro. Si può pensare che quell'area diventi anche un luogo simbolo, che lancia il messaggio che quello che è avvenuto, che è una violenza brutale, che non ha colore purtroppo, e lo dice la vicenda stessa, da chi l'ha incontrata appena è scappato a chi ha abusato di lei fino alla fine, non ha colore, è una violenza inaccettabile. E quindi penso che da lì si può partire per ragionare insieme alla cittadinanza che oggi magari viaggia un po' oltre e abbiamo visto cosa è successo a Macerata nei giorni successivi, cerca un capro espiatorio, dà colpe in base a elementi di razza o colore, insomma oggi credo che di fronte a tutto questo invece ci deve essere un messaggio opposto, intanto quello di solidarietà alla famiglia e poi quello che un luogo simbolo per Pamela diventi in realtà il luogo simbolo di una testimonianza per dire, come ho scritto nella mozione, che quello che è accaduto veramente non capiti mai più. È difficile dircelo oggi perché noi contiamo ancora una donna morta ammazzata per mano anche di uomini almeno una volta ogni due giorni, quindi sembra quasi un'utopia quello di dire che questa cosa non capiti mai più, perché due giorni dopo Pamela un uomo italianissimo ha ucciso un'altra ragazza poco più che maggiorenne perché gli aveva detto di no. E quindi questo ci dice che di fronte alla violenza, e chiudo dicendo, la risposta migliore a tutto questo l'ha dato la mamma, perché ha detto a quell'uomo che ha sparato all'impacciato a Macerata: noi non vogliamo altra violenza. E allora forse attorno a quel messaggio che basta con la violenza sulle donne c'è anche basta la violenza in generale. Quindi io ringrazio l'aula perché appunto l'abbiamo condivisa tutti insieme e se questa cosa si farà magari possiamo anche decidere insieme alla famiglia come organizzarla, qual è il messaggio più giusto
ma sicuramente è l'esempio migliore che poteva dare un'amministrazione di prossimità nei confronti di una concittadina che purtroppo non c'è più. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Ah, allora, prima consigliere Giannone. Sono fatti purtroppo che toccano un po' tutte le famiglie. Giornalmente avvengono di questi episodi che vorrei che, ecco, uno che è amante della pace, perché a me piacerebbe vedere ogni essere umano a braccetto, a stare tranquillo per tutta la vita che uno dovrà ancora percorrere, perché poi uno comunque lo racconto a qualcuno, all'altro, perché chi è fermamente e crede fermamente in qualcosa dovrà poi dare conto a qualcun altro di quelle veratezze che si compiono durante la giornata. Basta solo una parola detta in una determinata maniera che già ammazza più di una spada. E noi tutti questi episodi li viviamo giornalmente. Il padre che ammazza i figli che ammazzano i genitori, non lo so, probabilmente stiamo ripercorrendo i periodi di Sodoma e Gomorra quando Dio disse distruggerò tutti, ma non ha trovato uno buono in quella terra, in quella città, tanto che è stato costretto purtroppo a distruggere. Dio però non lo ha più fatto, non è stato più vendicativo, però comunque quando andremo qualcosa dobbiamo dire. Quando ci darà quella chiave, che quel signore con la chiave in mano dice aspetta che ti apro la porta, quello non lo aprirà, ti sbatterà nella cena, come dicono, si dice nella Bibbia. Quindi io vorrei che questi episodi non si verificassero mai più, perché la nostra vita deve essere una vita di tranquillità e di pace. Quindi non posso essere favorevole a questa proposta e voglio anche ricordare il carabiniere che abbiamo tutti gli anni, andiamo a fare naturalmente la cerimonia per chi è venuto, io tutti gli anni sono presente, anche lì il pilastro non è che ha detto tanto, la violenza umana ha prevalso sulla coerenza, sulla benevolenza che uno deve avere verso l'altro essere umano. Quindi queste sono cose brutte che non dovremmo nemmeno parlarne. Cerchiamo, ecco, di poter rivivere, ricordare questi episodi per far sì che non avvengano mai più. Grazie. Sì. Grazie Presidente, sì, volevo solo aggiungere pochissime parole dicendo che abbiamo voluto naturalmente favorevolmente la proposta di questa mozione, poi l'abbiamo firmata come Movimento 5 Stelle, perché riteniamo sia importante ricordare di avere anche fisicamente il luogo di votare un gesto di una violenza così inaudita e poter veramente evitare che ciò possa ripetersi. E mi piacerebbe appunto che in questo giardino di Pamela possa essere di monito per tutti quei ragazzi che ci passano, che possa in qualche modo riflettere un attimo sulla propria vita, sul proprio modo di condurre le proprie azioni nella vita quotidiana, perché poi insomma le persone diventano violente in un attimo, normalmente non lo sono, ma poi per un qualche motivo
scatta qualcosa. Allora, ricordando, passando in quel giardino, che si possa ricordare, quindi mi piacerebbe insomma di fare qualcosa, magari insieme anche alle opposizioni, insieme alle, ai genitori, insomma, si possa pensare a qualcosa di, che possa essere anche utile concretamente nel, nell'evitare che altre diciamo, situazioni di questo genere possano minimamente presentarsi. Quindi il giardino di Pomela come un momento di riflessione attiva per far comprendere ai ragazzi, che alle persone, non solo adulti, tutti coloro che dovessero passare di lì, quello che è successo e che non sarebbe dovuto succedere minimamente, e che forse non ci saremmo mai pensati, non avremmo mai pensato che potesse poi accadere, potesse verificarsi. Quindi con molto piacere insomma abbiamo colto l'occasione per poter creare in quell'area un momento di ricordo che speriamo possa essere il più attivo possibile, e con l'occasione diciamo, speriamo di riuscire a portare insieme questo progetto al più presto possibile. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere? Sì, volevo dire che la povera a me la Mascheto viveva nel nostro municipio, ma soprattutto ecco, viveva in un quartiere l'Appio Latino dove io sono nato e dove ho sempre abitato nella mia vita. Perciò prendiamo atto, io dico con amore, che la sua famiglia e gli amici hanno espresso la volontà di intitolare un'area, che io gli intitolerei tutta la piazza, comunque, un'area della piazza di Roma Pomela, che è stata vittima ecco, di una violenza che non si può definire se non bieca, disumana, una cosa veramente vergognosa per il genere umano. Perciò ecco, come Forza Italia noi diciamo che è giustissimo perciò impegnare la Presidente perché si attivi ecco, il prima possibile, venga avviato questo iter per l'intitolazione della piazza alla povera Pomela. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, per dire che questo consiglio è particolarmente sensibile a questo fatto, in realtà ci sono stati votati anche altri atti contro gli estremismi, contro altre violenze di genere, però in questo caso è un po' diverso, perché qui c'è un grado di efferatezza che ha rasentato l'inumano, che sta al di fuori della ragione, che sta è al di fuori della ragionevolezza. Quando l'uomo fuoriesce dalla ragionevolezza, perde l'uomo, non c'è più, cioè scendiamo nell'oscurità e anche nell'oscurantismo. Questo che cosa vuol dire? Che come pubblica amministrazione abbiamo il compito pertanto di mettere in evidenza questi fatti, cioè di pubblicizzarli il più possibile. In senso positivo, cioè naturalmente della cittadinanza, perché quando tocchiamo quel grado di oscurità non siamo più noi. Allora, come ente di aggregazione, come ente sociale, come ente civico, ma anche come singolo cittadino, come uomo, come donna, come bambino, in realtà abbiamo un dovere che non è solo morale, anche istintivo, cioè dire a un certo punto non si può andare più giù, cioè non si può andare più nell'oscurità rispetto a quanto già si sta andando, c'è solo da dire, sia per l'età della ragazza, sia per il grado di differenza, come ho già detto, sia per come è stata trattata, per il, cioè come il corpo è stato smembrato, per tutte le attività che sono successe, c'è una cosa davvero terribile e tremenda, qui l'uomo si è perso. Allora noi abbiamo bisogno di ritrovare l'uomo, cioè l'uomo, cioè in senso di essere diretto. Quindi non c'è molto altro da aggiungere. Quindi questo seppur simbolico atto in realtà
è importante per noi, è importante per tutti, quindi siamo contenti che questo atto passi all'unanimità e spero anche che, come ha detto la consigliera Di Corti prima, ci possa essere anche un percorso assieme alla famiglia in modo da cercare di capire strade e vie sia di comunicazione sia di sensibilizzazione per trovare quell'uomo che si è perso, ma in questo caso quella ragazza che si è persa. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, lasciamoci. Grazie Presidente, pochissime parole per dire che sono, come dire, dispiaciute e naturalmente condivido l'atto, soprattutto perché in un punto racconta di Piazza Re di Roma e dice dei ragazzi che rimangono lì nel quartiere. Ricordare il fatto importante di quella scuola dove Via Ceneta, che frequentavano questi ragazzi, questi piccoli giovani, hanno una sana abitudine, devo dire, restano nel quartiere ancora oggi, sono visti subito in Piazza Re di Roma per ricordarla la sera prima, il giorno prima che noi l'abbiamo, cioè, abbiamo saputo quel giorno in consiglio, stavamo qua, e io mi auguro che questo luogo possa diventare un luogo importante per questi ragazzi, che poi sono, però hanno un disagio giovanile, però a volte la comunità li deve aiutare anche a superare dei momenti difficili, non è facile, però ecco, con questo piccolo gesto che noi facciamo intitolando un pezzo di Piazza Re di Roma a questo atto così, non ho parole per definirlo, noi facciamo del bene sia ai ragazzi che potranno ricordarla sempre e sia un segno di partecipazione della, diciamo, dell'amministrazione alla vita sociale, a tutto quello che potrà svilupparsi in questo luogo. Però magari sollecitiamo velocemente un incontro dopo l'atto con la Presidente per definire in modo puntuale quale di questo spazio e quale modalità per ricordarla. Io ringrazio la consigliera Mitrotti che ha subito, come dire, in capogruppo condiviso con tutti voi, e con, io essenzialmente l'ho detto quel giorno in consiglio perché mi era arrivata la notizia da parte di mio figlio che frequentava la stessa scuola al tempo, quindi conoscevamo questa ragazza, l'abbiamo conosciuta, e quindi è il minimo che possiamo fare ricordando questo vile atto intitolando un pezzo di Piazza Re di Roma, che è il luogo proprio dove si incontrava e si incontrano tuttora tutti i ragazzi la sera. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Considerate pronte. Ovviamente voto favorevole, però ho dimenticato di dire una cosa. In tutto quello che è stato scritto e stato detto è stato anche fatto un servizio sul nostro municipio da parte di un emittente, di una nota televisione. Quello che hanno ricostruito rispetto al nostro municipio, e lo dico perché non c'è la campagna elettorale, questo non ci deve essere per nessuno, non solo non lo condivido, ma è fermamente da condannare, perché è esattamente quello che non serve in questo momento. E quindi forse, sempre nel nostro piccolo, perché poi veramente non abbiamo, diciamo, la capacità di fermare le cose così con le mani, però veramente è la risposta, questo atto è anche un po' la risposta a quello, a chi in realtà parte da un fatto di cronaca, perché poi magari è un fatto di cronaca nera, ma in realtà, diciamo, da una donna giovanissima ammazzata, sulla quale si vuole strumentalmente fare, diciamo così, anche una ricostruzione, cioè, parlare di Piazza Re di Roma, del latte latino come il Bronx, veramente non aiuta. Dire che è semplice e facile trovare le droghe per le vie della nostra città o di Piazza Re di Roma non aiuta. Non aiuta esattamente quei ragazzi che stanno in quella situazione. E mi dispiace, non solo perché, diciamo,
diciamo, su questo sì, ci vorrebbe anche, diciamo, una dose di responsabilità in più anche da parte dei mezzi di comunicazione. Però mi dispiace anche perché poi ridefinire, diciamo, un pezzo di popolazione quasi in preda a delle forze oscure, e quindi questi ragazzi non danno neanche il segno di chi in realtà ha vissuto questa vicenda come una brutalità enorme che può capitare a tutti. Io credo che in questo momento invece vada ripristinata un senso di sicurezza, anche, diciamo, quelle forme e le modi che possiamo provare a dare noi, ma soprattutto va data serenità ad una comunità che così sembra impazzita. Quindi non solo sono favorevole, ma me la sentivo in questo momento anche di inserire questo elemento che devo dire è stato spiacevole in una vicenda che ha già di per sé, diciamo, un senso di imbarazzo, di difficoltà anche nel poterla raccontare qui. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sì. Il gruppo Movimento 5 Stelle naturalmente voterà favorevolmente mi associo a questa modalità di fare giornalismo che non è basato, a mio giudizio, su fatti concreti, ma solamente per creare forse qualche like in più e andando a toccare la parte più emotiva delle persone, ma che si discosta dalla realtà e purtroppo probabilmente tradisce anche quello del vero senso del giornalismo. Noi comunque, diciamo, come dicevo prima, andremo avanti per la nostra strada e questo giardino dovrà diventare un simbolo anche per i ragazzi che in Piazza Re di Roma conducono la loro adolescenza in una quotidianità, in una normalità che è la vita delle nostre città. A dedicarci di voto? No? Consigliere Tonti. Chiamo che noi come Forza Italia votiamo con forza questa mozione, considerando l'atto disumano, vergognoso, fatto da questi personaggi a Macerata, che veramente è una cosa incredibile, quasi impensabile quello che è stato fatto. Perciò con forza questa mozione lo ricordiamo. A posto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Diciotto voti favorevoli, quindi viene approvata. Passiamo al punto successivo e vi informo che mi è stata richiesta la possibilità dell'eventualità di variare un pochino l'ordine dei lavori e spostare il punto 6 al punto 5 perché la consigliera che voleva illustrare l'atto ha poi un impegno personale. L'abbiamo già fatto altre volte, quindi chiedo a voi se ci sono altri problemi nell'invertire l'ordine dei lavori? No. Va bene, possiamo invertire, allora passiamo al punto che era il punto 6. Mozione a firma dei consiglieri Lazzara, Zitoli, Arabiso, Principato, Rinaldi, Piccuti, Cosatti, Cantigliotta, Giandrone, Ariano e De Chiara, avendo ad oggetto la casa di Seno Autonomia. Sì, consigliera Lazzara. Grazie Presidente. Purtroppo dobbiamo ancora rimanere in tema di violenza presentando questa mozione che adesso vado a leggere. Allora, premesso che, secondo l'Istat, la violenza contro le donne è un fenomeno di difficile misurazione perché si sviluppa soprattutto negli ambienti più familiari,
dove una donna dovrebbe sentirsi più sicura e dove può trovarsi ad affrontare in solitudine una situazione che la vede opposta a familiari o persone vicine. Oltre alla violenza fisica o sessuale, le donne con un partner subiscono anche violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Considerato che nel municipio Roma 7 si registrano casi di donne sole o con figli, in condizioni di fragilità, che hanno subito violenza e che hanno deciso di uscirne o di chiedere aiuto ai servizi sociali, considerato che queste donne, non potendo portare a compimento un nuovo progetto di vita, perché non ancora sufficientemente autonome economicamente e non potendo accedere ad altre misure di inclusione ed emancipazione strutturate, sono costrette ad accettare la casa famiglia come unica accoglienza abitativa possibile. Considerato che si tratta quindi di una condizione assistenziale che non contribuisce al recupero della propria autostima e di una genitorialità indipendente e che non offre alle donne vittime di violenza in condizioni di isolamento e debolezza sociale l'opportunità di avviare o dare continuità ad un percorso di emancipazione dalla dipendenza e dall'emarginazione per recuperare progettualità e benessere per se stesse e per i propri figli. Inoltre, tenuto conto che la legge regionale numero 11/2016 tra i vari servizi prevede piani personalizzati di assistenza e programmi di semi-autonomia per offrire un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale, sociale e lavorativa a persone disabili e a persone con patologie psichiatriche o con problematiche sociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. Secondo la legge regionale 11/2016, i programmi per la semi-autonomia sono offerti in appartamenti di civili abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. La Convenzione di Istanbul, che spesso ricordiamo, maggio 2011, riconosce la violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne. Quindi, tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente, la Giunta e l'assessore competente ad attivarsi per realizzare una casa di semi-autonomia per l'accoglienza di donne sole o con figli e figlie che necessitano di interventi integrati e di accompagnamento, mirati alla costruzione di un nuovo progetto di vita indipendente. Attivare i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio per la costruzione, la condivisione e la realizzazione di progetti individualizzati che portino i nuclei alla piena autonomia personale, lavorativa ed abitativa. Affidare il coordinamento direttamente al servizio sociale municipale, avvalendosi della collaborazione di un soggetto esecutore per l'erogazione delle necessarie prestazioni professionali specifiche da reperire con procedura pubblica. Rivolgere il servizio alle donne residenti nel municipio Roma 7 e ai loro figli, che sono costrette ad accettare la casa famiglia con unica accoglienza abitativa possibile. Quindi questa mozione è per far sì che le donne non restino senza la loro autonomia, la loro, quindi diamo a loro la possibilità di ritrovarsi sia insieme ai loro figli e quindi di tornare a vivere la loro vita in maniera normale, una vita normale come tutte le donne e gli uomini, insomma un po' tutti dobbiamo vivere. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi io passerei direttamente alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Sì, scusi, ma mi sto congelando dalla parte, poi c'è il sì, veramente, ci sono problemi, ci sono
trovato, quindi hanno fatto comunicazione seria. Guardate, veramente sta facendo di tutto, siamo tutti. Purtroppo mi dispiace per tutti quanti, andiamo veloci se ci riusciamo. Sì, no, velocemente, perché io diciamo, sono ovviamente favorevole a quanto proposto nella mozione. Tra l'altro sono citate appunto delle leggi regionali, ma potevate inserirci anche proprio le linee guida che sono previste già per le case di semiautonomia, perché poi è ciò che richiede il dispositivo in realtà, quindi è una sovrapposizione della stessa, proprio perché è previsto che siano all'interno dei servizi sociali dei territori. Però su questo io diciamo, ho una perplessità, e quindi al di là del fatto che sapete come vota ancora il Partito Democratico su queste cose, però al di là di tutto non dobbiamo essere ipocriti su una cosa. Su questo territorio abbiamo la casa di Luce Siesta, che sapete che sta vivendo un momento di difficoltà. Quindi forse, diciamo, al di là del fatto che è giusto implementare il servizio e le reti, però su questo dobbiamo forse fare uno sforzo in più e dire quella casa di semiautonomia di fatto già c'è da anni, bisogna chiedere assolutamente ad ADAC che cosa ci vuole fare di quel patrimonio, perché nel caso lo richiedesse indietro si chiuderebbe il servizio e allora sì che sarebbe necessario implementare, proprio perché siamo andati invece a togliere un servizio fondamentale. Su questo però potete intervenire prima di poterne aprire un'altra di casa di semiera per la semiautonomia. Quindi diciamo, speriamo che come amministrazione e come maggioranza vi stiate caricando anche di questo fondamentale strumento e soprattutto questa risposta che già c'è per le donne del nostro territorio. Sì, ci sono altri interventi. Solo l'ultimo, sì. Non ci sono? Consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Relativa naturalmente sui servizi di questo tipo offerti alle donne. Sì, me lo ricordano giustamente perché ho visto varie mani alzate, siamo in dichiarazione di voto. Naturalmente è fondamentale essere sempre all'interno della legalità quando si offrono dei servizi alla cittadinanza. Il Comune, la Giunta sta lavorando anche comunque su questo aspetto, ma io tornerei un attimino sull'alto in particolare, così come è previsto diciamo, nella territorialità che contraddistingue il livello municipale da quello comunale, noi riteniamo opportuno impegnare la Presidente della Giunta per realizzare una casa di semi-autonomia di questo tipo. Considerato gli avvenimenti che abbiamo discusso purtroppo anche nella seduta di oggi, secondo me richiedere un impegno di questo tipo in un territorio così diciamo, grande come il nostro è importante. Cioè richiedere un impegno dell'attivazione dei servizi sociali e di accoglienza per le donne che poi si trovano costrette purtroppo a scappare dalla violenza, secondo noi è prioritario. Quindi naturalmente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta. Grazie. Sì, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toni. Io mi sono sempre espresso favorevolmente rispetto ai temi della solidarietà, che è solidarietà centrale rispetto alla proposta politica di Forza Italia. Questo stiamo toccando un tema molto delicato, importante, quello delle donne in forte difficoltà. Per favorire appunto un progetto di vita indipendente, in piena autonomia, perciò dico sono d'accordissimo rispetto a questa mozione che adesso rispetto alla casa di semiautonomia che adesso proprio firmato come Forza Italia, ho firmato una mozione, perciò voglio dire è un tema che senz'altro c'è caro.
altre dichiarazioni di voto? No. Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Vediamo se ce n'è uno che è disposto a rimanere. Consigliere Cotti, lei rimane per l'ultimo atto? O la consigliera Di Rocchi, chi dei due? Sì, allora, allora lasciamo andiamo la consigliera Di Rocchi, visto che utilizzo sempre i consiglieri maschi, gli uomini. Allora, favorevoli 16. È solamente una, diciamo una consigliera non ha partecipato al voto pur essendo in aula. Allora, siamo all'ultimo atto. Devo dire che nonostante la scaletta impegnativa ce la stiamo facendo in mezzo al freddo, in tempi rapidi. È l'ultima, la mozione prima dei consiglieri Pompei, Naldi, Zicoli, Tripudi, Principato, Losanti, Cantiglioda, Giallone, Alabiso, Ariano e De Chiara, avendo ad oggetto bilancio partecipativo. E io lascerei la parola subito all'illustratore. Chi vuole illustrare? Sì, certo, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Allora, questa mozione è talmente semplice e sintetica che si pensa e vede che viene inserita nell'ambito di quello del nostro programma, che l'intervento soltanto di lei ci sono molto veramente una cosa più semplice, dove è, tra l'altro mi pare ben spiegata. La cosa parte del premesso che il 30 gennaio 2018 il Consiglio Capitolino ha approvato il nuovo statuto di Roma Capitale, che è stato introdotto nel nuovo statuto l'articolo 8 bis, il quale tratta del bilancio partecipativo, per il quale è previsto che Roma Capitale, a fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente attraverso il bilancio partecipativo. Con apposito regolamento, l'articolo 8 bis, saranno disciplinati i criteri per modalità di informazione, consultazione e partecipazione anche mediante strumenti informatici e telematici dei cittadini al bilancio partecipativo, nonché le modalità di coinvolgimento sui municipi al bilancio partecipativo globale di Roma Capitale. Previsto questa introduzione, dobbiamo rilevare che quanto parte l'amministrazione comunale è già in parte presentito a livello del nostro municipio, dove in base al regolamento della partecipazione pubblica, forma partecipativa e l'altro della partecipazione che abbiamo deliberato a dicembre del 2017, esiste l'articolo 4 che praticamente recita che la Presidente del Municipio e gli assessori della Giunta, oltre a quanto previsto dei consiglieri, possono avviare sondaggi informativi da svolgere secondo modalità di volte in volte determinate, e prevedendo peraltro che l'attivazione di un processo partecipativo è sempre prevista quando si tratta di opere o di servizi di competenza municipale, anche perché anche non c'è un fatto grave. Quindi, stando così le cose, essendo già viva questa precisazione, nell'attesa della regolamentazione attuativa comunale, nulla sembra che possa evitare che il nostro municipio inizi a dar corso a fini esperimenti inoltre sul utilizzo di risorse elettroniche e economiche attraverso procedure previste dal regolamento della partecipazione come sopra richiamate. Pertanto si vorrebbe impegnare la Presidente della Giunta Municipale a valutare e eventualmente intervenire nel più breve tempo possibile per corsi di bilancio partecipato coinvolgendo la cittadinanza della divisione di spesa e precisando i passi questo processo partecipativo che porteranno dalla proposta alla realizzazione di quanto indicato dalla cittadinanza attraverso i sondaggi informativi, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del
diciamo così, è una svitta politica alla, all'amministrazione di procedere per quello che è già un impegno, che è già uno, uno stabilito a livello di Stato. Ringrazio. Ci sono interventi? Io ringrazio la maggioranza per questa mozione, perché il Presidente della Commissione è un testimone di questa richiesta di cercare di vedere attraverso, diciamo, le nostre sedute di Commissione nel dettaglio alcuni aspetti di bilancio. Se oggi, diciamo, facciamo addirittura un riferimento a una partecipazione più allargata, devo dire che abbiamo fatto un passo ancora più lungo. E devo dire, poi bisognerebbe capire però che cosa si intende per partecipazione. Primo, perché poi abbiamo visto anche quanto l'amministrazione, nonostante si stia dotando di nuove norme statutarie e di nuovi regolamenti, come riuscirà a esplicitare una partecipazione, a esplicitare e a far discutere veramente attorno ad alcuni elementi fondamentali, e poi soprattutto come riuscirà a decidere, perché vuol dire anche, diciamo, mettersi giustamente ad un pari livello rispetto alla cittadinanza, però vuol dire anche assumersi delle responsabilità importanti, cioè dire si fa questo e non si fa questo. Si fa questo per questo motivo, non si fa questo per quest'altro motivo. Quindi, come il regolamento della partecipazione, che era previsto dal regolamento fatto nel 2014, è stato, diciamo, attentamente analizzato in commissione, e abbiamo notato che ci sono ancora, almeno come abbiamo definito noi dell'opposizione del Partito Democratico, ancora degli squilibri, perché poi, diciamo, dividere la parte politica dalla parte amministrativa e dalla parte decisionale è molto complicato, però, diciamo, la politica deve prendere anche delle scelte, quindi è ovvio che questi strumenti rischiano in un certo qual modo poi di creare delle frizioni o quantomeno di non comprendere. Però non posso che diciamo, accogliere la volontà che c'è di aprire un confronto, che forse dovrebbe però iniziare anche dalla commissione preposta, perché sennò, diciamo, offriamo alla cittadinanza strumenti e informazioni, ma poi noi, diciamo, nelle nostre sedi, diciamo, più strette, siamo della difficoltà di poterle visionare con attenzione. E soprattutto cerchiamo di capire però che cosa si intende veramente per partecipazione, perché non vorrei che dietro questa benedetta parola invece ci si infili di tutto. E tutto diventa il contrario di tutto, quindi diventa partecipare per non partecipare. Diventano assemblee vuote in senso di contenuto, perché poi abbiamo visto che nei momenti in cui giustamente c'è una stretta decisionale e la politica deve fare una stretta decisionale, voi appunto vi definite una amministrazione molto pratica e che fa le cose. Quando avete dovuto prendere delle decisioni è venuta meno quella partecipazione larga che invece, diciamo, avrebbe contraddistinto alcune scelte importanti, perché poi abbiamo visto che le proteste sono arrivate dopo, quindi forse un esame su, cioè, no, una chiarezza su che cosa è poi la vera partecipazione e come fare un bilancio partecipato, che non è poi, cioè, nelle aziende si fa da, nelle cooperative si fa da un po' di tempo, per l'amministrazione si può avviare questo percorso, anche perché lo avete diciamo, esplicitato all'interno della modifica dello statuto. Bisognerebbe però capire poi effettivamente qual è il ruolo della politica, qual è il ruolo della cittadinanza e poi a chi spetta la vera decisione, perché altrimenti diciamo, di un processo e di un'intenzione assolutamente positiva si rischia poi invece di avere un ritorno che non è quello che si aspetta, o quantomeno non si raggiungono gli obiettivi che si sono prefissati. Però detto questo, diciamo, prendo atto di una volontà importante che dà questo consiglio rispetto ad un'apertura importante,
l'ennesima cortesia iniziata dal Presidente di avviare il processo di partecipazione, un bilancio partecipato anche all'interno della commissione preposta per poi arrivare, diciamo, a livelli molto più ampi e fuori di noi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Totti. Ma il discorso della partecipazione, della vera partecipazione, è un elemento centrale rispetto al dibattito, rispetto alla politica, perché come io ho detto più volte, il discorso del momento della partecipazione è essenziale nell'ambito politica e perciò l'ampio coinvolgimento popolare, perciò senz'altro è importante che ci siano mozioni che riguardino i temi della partecipazione, ecco, però una partecipazione vera rispetto a quella che è la progettualità del municipio e il confronto con i comitati di quartiere, un discorso complessivo che non va soltanto sottolineato su un discorso di partecipazione al bilancio, che senz'altro è il tema poi centrale rispetto all'espressione della politica municipale. Rispetto alle scelte, però ecco, la progettualità deve essere una, la partecipazione rispetto alla progettualità deve essere una partecipazione vera e diffusa, e voglio dire che anche i consiglieri, e dico come soprattutto i consiglieri, devono avere la possibilità di partecipare perché sono stati eletti dai cittadini e sono anch'essi momenti di partecipazione importante. E invece io voglio ricordare in questa sede le difficoltà che abbiamo avuto e che anche espresso lo stesso Presidente della Commissione Bilancio quando parlammo del nostro bilancio, che purtroppo con difficoltà permise la partecipazione dei consiglieri in quanto la ristrettezza dei tempi, lo dobbiamo dire, lo portò, ecco, voglio dire, io non vorrei che poi ci fosse ugualmente una ristrettezza uguale per i tempi di confronto con la nostra realtà municipale, con i nostri cittadini, in modo che, come ho detto, questa partecipazione sia una partecipazione vera. E poi chiaramente rispetto a temi che sono stati toccati come quello della protagonismo della politica, io voglio dire che senz'altro le decisioni dei cittadini, le decisioni della politica a livello municipale devono essere poi trovare una burocrazia rispettosa rispetto a questo. È un tema difficile quello della libertà, diciamo, rispetto a, io ti dico, un tema, se vogliamo, tante volte pure di oppressione, come era definita il nostro Presidente Silvio Berlusconi, oppressione burocratica che c'è purtroppo tante volte nel condurre la vita politica e il governo della città e della nazione. Però ecco, voglio dire, rispetto a questo adesso è inutile che facciamo, qualcuno dovrebbe dire, un discorso elettorale. Assolutamente non voglio fare un discorso in questo tema, poi stiamo parlando della burocrazia e non della politica, però ecco, il ruolo centrale della politica rispetto alle scelte, e questo ci deve essere il rispetto della partecipazione della politica, in modo che veramente il discorso della partecipazione sia l'ennesima potenza, e questo è quello che noi chiediamo e quello che noi vogliamo. Perciò senz'altro io firmerò adesso la mozione prima del voto, senz'altro sono d'accordo rispetto a questo tema. Altri interventi? Allora io ringrazio i colleghi che mi hanno fatto delle osservazioni, che hanno commentato questa mozione, ovviamente loro aprono una serie di temi che sono estremamente interessanti, che non basterebbero
tempo nel ciclo di questo consiglio. Diciamo che a livello generale, volendo rimettere una votazione appunto sovraordinata, passare dalla democrazia delegativa a quella che è una democrazia partecipativa è estremamente difficile. Non è agevole. Oltretutto puoi calibrare i rispettivi ruoli degli organi politici e degli organi amministrativi, diventa, o anche degli organi politico-amministrativi che però gestiscono la gestione, scusatemi la tautologia, non è assolutamente così semplice. Cerchiamo di andare avanti senza fare malestia, almeno con queste sperimentazioni elementari sono più semplici, e poi cerchiamo di portare avanti il più appena possibile anche degli esperimenti partecipazione, forme partecipative reali, per i quali peraltro, ecco, in tutto questo si innesta anche un discorso che c'è un divenire degli strumenti di colloquio tra il, diciamo, tra la cittadinanza e il comune, nel senso che è stato fatto, come sapete, il nuovo sito si sta correttando il fatto di completamento, ci saranno anche delle una possibilità di dialogo con la cittadinanza che ci è stata annunciata, ma diverso sia per il sito che per la versione beta, quindi ancora in fase di implementazione, di completamento insieme a tutto. Per ora, ecco, questo è un altro piccolo passo, secondo noi, un altro piccolo passo avanti, e vediamo poi che frutti darà, anche perché bisognerà poi partire da qualche somma disponibile, che è la cosa più importante. La ringrazio. Sì, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, ci sono 14 voti favorevoli, non c'è nessun contrario, nessun astenuto, e la consigliera Quitrotti non partecipa al voto. Allora, finisce qui il consiglio di oggi, la prevista chiusura per le 12, chiudiamo invece alle 11.10.